Ciao bimbi, buongiorno. Oggi avete un compito molto importante. Quando uscirete per fare una passeggiata, dovete ricordare di guardare in alto, sopra la vostra testa, di guardare lontano, 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 lontano e di osservare bene il cielo. Guardatelo bene, guardate i suoi colori, guardate se insieme ci sono le nuvole, che viaggiano, se c'è il sole che si vede in lontananza, se ci sono gli uccellini. Guardatelo. E quando ritornate a casa, prendete un foglio e disegnate il vostro cielo. Il cielo può essere un cielo azzurro, libero dalle nuvole, oppure un cielo di notte, scuro, con la luna o con le stelle, un cielo vicino al mare. Oppure un cielo vicino ad un prato pieno di fiori. Oppure un cielo in tempesta, pieno di lampi, un po' spaventoso. Decidete voi, liberate la vostra fantasia. Potete utilizzare le matite, i pennarelli, le tempere, cosa volete voi. Siete liberi di scegliere. Io l'ho già fatto e vi faccio vedere che ho usato le tempere mischiate con l'acqua. E poi ho preso il cotone per distribuire il colore sul foglio. L'azzurro, il giallo per fare il cielo. E poi un cotton fioc per disegnare le rondini. Io l'ho fatto, ma prima di me l'hanno già fatto dei pittori molto famosi. Vi faccio vedere i loro quadri. Ecco, questo è un cielo al tramonto. Vedete i colori? Giallo, arancione. Questo è un cielo di notte, blu, giallo, un po' scuro. Questo cielo è lo sfondo di un faro. E poi l'ultimo. Un cielo pieno di nuvole. Bimbi, decidete voi quale cielo disegnare. Sono sicura che saranno tutti dei disegni bellissimi. Allora io aspetto i vostri disegni. Un bacio e buon lavoro!